I verbi indicano le azioni compiute da persone, animali, cose. Il gatto miagola. Il bambino gioca. Il sole scalda. Cosa fa il sole? Sorge, tramonta, scalda, illumina. Cosa fa il gatto? Miagola, mangia, beve, caccia. Cosa fa il maestro? Insegna, legge, scrive, interroga. Miagola, scalda, scrive. Queste paroline sono delle azioni. Un'azione è un verbo. Senza verbo le frasi non avrebbero senso. Sono verbi mangiare, correre, giocare, dormire. Ancora sono dei verbi scrivere, piangere, ridere, cantare. Tempi dei verbi, prima, passato, indica un'azione che è successa poco o tanto tempo fa. Adesso, presente, indica un'azione che succede ora, sempre, abitualmente. Dopo, futuro, indica un'azione che accadrà tra poco o molto tempo. Un'azione può avvenire nel passato. Ieri pioveva e Sara è rimasta in casa. Parole del tempo passato. Prima, ieri, un anno fa. L'azione può avvenire nel presente. Oggi non piove e Sara va a giocare al parco. Parole del tempo presente. Oggi, adesso, ora. Un'azione può avvenire nel futuro. Se domani non pioverà, Sara andrà di nuovo al parco.
Parole del tempo futuro. Domani, un giorno. Ricorda, un tempo passato indica un'azione già accaduta. Tanto tempo fa era una larva. Un tempo presente indica un'azione che accade nel momento in cui si parla. Oggi è un bruco. Un tempo futuro indica un'azione che deve accadere. Un giorno sarà una bellissima farfalla. Tempo fa era un seme. Oggi è una piantina. Un giorno sarà un bellissimo albero. Tanto tempo fa era un uovo. Oggi è un piccolo uccellino. Un giorno sarà un bellissimo uccello. Ieri c'era il sole, oggi è nuvoloso, domani forse pioverà. Bambini, alla prossima lezione!